Giovani Scrittori Yulm è un'iniziativa da me promossa, cominciata ben 10 anni fa. Ogni anno definiamo un tema molto generale dentro il quale possono starci tutti. Facciamo una selezione, perché è una selezione fatta da me e da un gruppo di collaboratori. Il tema scelto quest'anno è quello dello spoiler, l'ultimo degli spoiler. Spoiler vuol dire riflettere sugli artifici della letteratura e della narrativa e, come dire, mettere in relazione la letteratura, la narrativa, ma anche il cinema, la televisione, eccetera, eccetera, con la vita vissuta. Quindi si diventa tutto facilmente protagonisti di una finzione dentro la quale un grande spoiler ci condiziona, e chi sia il grande spoiler potete immaginarlo, si aprono prospettive molto interessanti, quasi religiose da parecchi punti di vista. Gli studenti hanno affrontato il tema dello spoiler in modi molto molto vari, è molto difficile fare una sintesi. Sicuramente viene fuori una letteratura metaletteraria, quindi una letteratura sulla letteratura. Sicuramente viene fuori un'attenzione notevolissima alle serie televisive, al cinema, all'immaginario della rete, a un immaginario in senso lato postmoderno che viene fuori da tutte le parti. Quasi fin troppo ovvio dire che un certo immaginario televisivo sale in dominante progressivamente in questi anni, questa cosa è piuttosto chiara, piuttosto inevitabile, l'immaginario cambia e noi non ci rendiamo sempre conto di quanto cambiamo dentro questo cambiamento. Io direi che sono racconti molto ben strutturati, molto ben costruiti, molto ingegnosi. Ecco, l'ingegnosità è venuta fuori. Quest'anno abbiamo dedicato questo 10° volume a Luciano Duodo. Luciano Duodo è stato l'editore per 9 anni, editore generosissimo di Giovani Scrittori Yulm. Il suo entusiasmo, la sua capacità, la sua professionalità ci mancano enormemente, quindi quest'anno davvero dedichiamo a lui questo libro.